Ciao a tutti ragazzi, io sono Cocorì e oggi andiamo avanti con un nuovo episodio di The Sims 4. Torniamo a giocare con i nostri ragazzi. Riprendiamo con le tempistiche dove abbiamo lasciato nello scorso episodio. Abbiamo fatto una piccola deviazione a casa di Daniele e Valeria per andare a scoprire insieme il nuovo staff per conto del bucato. E adesso, domenica sera, torniamo a giocare con i nostri ragazzi all'università. E sono, è domenica sera, sono in faccenda e faccendati e l'indomani... È domenica sera, l'indomani comincerà una nuova settimana universitaria di corsi e in questo momento ognuno di loro insomma si sta trascorrendo la serata badando alle proprie faccende. La nostra Diana ha appena finito di infornare una bella torta che giustamente mi ha messo qua sopra perché c'è il portatile sul tavolo, quindi glielo rimettiamo all'inventario, dovrebbe essere il suo, sì. E almeno mettiamo questa bella torta qui, così magari la condividiamo con Rory. Rory che era andato a piantare qualche nuova piantina perché siamo entrati nel primo giorno di primavera e quindi ha cominciato a piantare qualcosa di stagionale. Ha piantato qui un limone che in realtà va bene per tutte e quattro le stagioni e possiamo anche innaffiare tutto, grazie caro. E invece da quest'altra parte, queste ovviamente sono nascoste perché sono tutte piante che avevamo già piantato invernali, di qua invece mi ha finito di piantare, queste non me le ha piantate però effettivamente, e mi ha finito di piantare qui una pianta di funghi che è autunnale primaverile, qui mi ha piantato una pianta di piselli e qui mi ha piantato una pianta di carote che sono rispettivamente primaverili, autunnale e primaverili. Quindi queste dovrebbe avermene già innaffiate, quindi possiamo anche tornare su da Diana e magari ci mangiamo, ci assaggiamo questa bella torta insieme e poi ce ne andiamo anche a nanna perché cominciano a essere un po' stanchini. Invece Arti e Ginevra si stanno godendo una serata tranquilla, stanno guardando un bel film horror e si coccolano qui sul divano belli tranquilli, loro hanno già fatto tutte le loro cosine. E Lidia l'avevo messa qui a mangiarsi dei noodles istantanei, penso li abbia anche finiti, nel frattempo è anche andata a ripulire il piatto, e l'avevo messa qui a rilassarsi e ad ascoltare un po' di musica New Age. Domani infatti per la nostra Lidia è una giornata piuttosto importante ragazzi, infatti sarà per lei l'ultimissimo giorno di sessione, domani lei avrà gli esami, anche Ginevra perché sono iscritta in contemporanea, ma per Lidia sarà l'ultimo giorno di corso perché con gli esami di domani si conclude ufficialmente la vita universitaria della nostra Lidia, che quindi conseguirà la laurea ragazzi, quindi è un giorno veramente importante e lo seguiremo insieme e quindi seguiremo un pochino la nostra Lidia in questo suo finale di percorso, anche perché così almeno poi possiamo andare a concentrarci sul completamento della pietra miliare di accademica, in quanto dobbiamo ottenere almeno la media di B al termine della sessione, quindi domani al termine della sessione dovremmo farcela tranquillamente. E poi si sbloccano gli ultimi obiettivi che implicano il conseguire la laurea, quindi dobbiamo ottenere la laurea e poi dobbiamo fare altre cose una volta laureate, ovvero devolvere la conoscenza con la macchina archivistica da ricerca, penso che questo si possa fare solo una volta conseguita la laurea, e trovare un lavoro servendoci della laurea e conseguire il livello 7 di ricerca e dibattito, ma questo dovremmo averlo già ampiamente conseguito in effetti. Sì, infatti ce l'abbiamo, siamo quasi al livello 8. Quindi dovremo completare un pochino di queste pietre miliari e poi insomma entreremo un po' appunto nel dettaglio per bene via via che faremo le cose. Quindi insomma lei si sta concentrando con un po' di musica New Age rilassante per trovare il suo focus ed essere bella pronta per gli esami di domani. I ragazzi hanno già fatto tutto, hanno già fatto i compiti, hanno preparato presentazioni, tesine. Lidia mi ha già presentato la tesina, domani dovrà andarmi a tenere anche la presentazione che mi aveva già completato a livello eccellente, e lo stesso anche la nostra Ginevra, idem, mi aveva già finito di fare tutto, mi aveva fatto sia presentato la tesina che preparato la presentazione che domani dovrà andare a tenere, mentre con Diana e Rory, che intanto voi siete qui, perfetto, quindi allora intanto magari visto che sei qui Diana mi pulisci anche questo bancone.
Rory, ti puoi mettere il pigiama. E anche te, cara, magari ti puoi mettere già il pigiamino, così poi siamo pronti per andare a nanna. E vi prendete una fettina di torta, vi assaggiate una fettina di torta e poi a nanna, tutti a nanna, che domani è giorno di sessione, insomma, bisogna ripartire con i compiti, anche perché sono già le 11 e loro sono qui anche noi, ascoltano un po' di musica. La nostra Diana, mentre cucinava, ascoltava un po' di musica. Questa, la stazione che sta ascoltando è la radio dell'isola in onore del nostro Lori. Vieni cara, siediti pure qui e chiacchierate anche un pochino prima di andare un po' a nanna. Non capisco perché non si possa vedere Diana. E niente, quindi ci prepariamo ad affrontare questa nuova giornata. Loro, la loro sessione, se vi ricordate, ve lo ricordo io, finisce invece il martedì. Quindi loro, l'ultimo giorno di sessione della loro prima settimana di sessione è il martedì. Quindi con loro completiamo martedì la sessione, quindi poi vedremo le cose che ci sono da fare e non da fare. Comunque anche loro questo weekend hanno lavorato alle loro tesine, alle loro presentazioni, quindi comunque sono tutto sommato abbastanza in pari. E finalmente con Arti, ragazzi, finalmente in teoria allo scadere della mezzanotte, entrando nel lunedì, dovrebbe potersi finalmente riscrivere alla sessione, quindi con lui potremo anche finalmente riscriverci. Anzi, ma andiamo avanti veloce e vediamo se possiamo. Non so, se probabilmente si resetta alle 6, alle 18, quindi comunque anche con lui finalmente potremo riprendere con l'università. Il nostro Rory, il nostro Arti, ha capito la lezione, è un uomo nuovo e adesso si rimetterà con più fervore a studiare, cercherà di recuperare il tempo perduto. Lo farà perché vuole, insomma, rimanere al pari col passo della sua Gine, finire questo percorso universitario e poi finalmente iniziare il resto della loro vita insieme da adulti indipendenti finalmente. Quindi dobbiamo iniziare questa carriera di poliziotto anche con lui, quindi insomma il nostro Arti adesso si rimette in riga, grazie anche al supporto della nostra Gina, che è stata assolutamente molto comprensiva. Fa molto paura questo film, però mi sembra che se lo stiano godendo parecchio. Va bene, ragazzi, allora adesso basta, voi siete qui che chiacchierate davanti a una buona fetta di torta, però direi che è anche il momento di andare a nanna, se no domani vi siete cotti come dei fegatelli. Quindi spengiamo tutto. Allora, dunque, chi ha bisogno di fare cosa? Allora, te, cara, devi andare in bagno, quindi tu vai in bagno. Te, Arti, come stai? Rory, come stai? Anche tu avresti bisogno del bagno, però va bene, uno alla volta. Tu intanto mi puoi ripulire e riporre la torta in frigo. E dopodiché mi puoi anche tirare giù il letto. Mi metti giù il letto. Lidia, te come stai? Sei di disagio per il pasto al microonde? Comunque direi che possiamo spegnere anche gli auricolari e metterci a nanna. Non sei neanche stanchissima tu, ma va bene, almeno domani ti alzi bella fresca e riposata. Gine, come stai? Tu hai un po' di bisogni, principalmente però bagno e nanna, quindi basta film. Basta così, che anche tu domani c'hai gli esami. E te, Arti, tesoro, anche te basta, e puoi intanto mettere giù il letto, preparare il letto e prepararti per la nanna. Quindi abbiamo spento la TV, perfetto. Ok, perfetto. A divertimento state anche bene, quindi va bene, possiamo anche fare nanna e per stasera bypassare il fichi fichi. E invece con voi due... Invece voi due potete anche fare un bel fichi fichi e poi nanna, assolutamente. Sto vedendo che i letti per il momento tengono botta, ancora non si sono rotti, ragazzi. Per ora stanno andando bene, quindi questa cosa mi fa piacere, insomma. Temevo che saremmo stati fissi a ripararli, invece no, questa è una cosa molto positiva. Quindi bene, loro fanno fichi fichi, te hai fatto in bagno, cara, quindi andiamo a nanna, che domani, insomma, ci aspetta una giornata bella impegnativa. E quindi vediamo quest'altra sessione d'esame e vediamo, insomma, la nostra Lidia che conseguirà finalmente la laurea. Quindi niente, ragazzi, lasciamo passare la nottata e niente, ci vediamo l'indomani mattina pronti per affrontare questa nuova sessione d'esami. Ok, ragazzi, avevo fatto un leggero errore di calcolo, perché in effetti, ragazzi, la sessione di Rory e Diana finisce domani martedì. Ma oggi
hanno l'ultima lezione con i corsi che richiedono l'esame finale e quindi anche loro hanno oggi gli esami finali, anche se finisce domani la loro sessione, quindi hanno ancora un giorno per presentare tesina e presentazione, ma gli esami li hanno oggi. Ops! Quindi abbiamo tutto, a parte arti, hanno tutti gli esami stamattina, quindi è una mattinata impegnativa per tutti. È vero, perché effettivamente i corsi che cascano di lunedì, mercoledì e venerdì sono quelli che richiedono l'esame finale, non ci avevo pensato. Arti, che c'è? Tu hai famissima. Va bene, poi ti faccio prendere un boccone. Quindi niente ragazzi, mandiamo, sono tutti a disagio perché hanno gli esami, mamma mia che ansia, che angoscia, veramente. Quindi svegliatevi tutti, tutti a disagissimo per gli esami, vabbè, speriamo bene. Speriamo veramente bene perché mi vanno tutti agli esami. Dai dai ragazzi, andate tutti, basta doccia Rory, vai. E noi ci intratteniamo qui col nostro Arti che invece farà comodamente colazione, visto che ha molta fame in effetti. Va bene caro, anzi facciamo una cosa, ti fai un bel caffè, loro facciamo... Ah no, non possiamo neanche fare interazioni per fare un po' di... Rory, vai agli esami, che ci fai ancora qui, dai. E non possiamo neanche fare interazioni per farli seguire attivamente di più e dobbiamo solo sperare che vada tutto bene, speriamo bene, perché con Lidia e Ginevra sono sicura di avergli fatto fare i compiti, non sono sicura con Rory se gli avevo fatto completare i compiti. In effetti abbiamo anatomia amatoriale e indagine sugli alberi. Allora, anatomia amatoriale sì, me l'aveva fatto, e indagine sugli alberi fatta al 75%, ok. Invece Diana aveva conoscenze in cucina e punte di petto. Temo con lei di non aver completato i compiti. Infatti conoscenze in cucina appena iniziato e punte di petto non aveva fatto i compiti. Quindi non lo so, speriamo bene, però le altre volte mi aveva frequentato e tutto quanto. Quindi speriamo che vada bene, insomma. Quindi il nostro Rory prende un bel... Il nostro Arti, oggi chiamo Arti Rory e Rory Arti, vabbè. Quindi siediti qui caro, prenditi il tuo bel caffè. Anzi no, ti siedi qui, guardi alla finestra, fuori dalla finestra, e poi ti vai a fare un bel po' di jogging, così ti metti bello in forma smagliante, che ti vogliamo bello carico per iscriverti alla sessione e riprendere la squadra di calcio. Dove stai andando? Stai andando sulla panchina forse, a sederti fuori? Oddio, ci sta, perché effettivamente è anche una bella giornata, potevamo anche godercela, ora ci potremo... godere con le belle giornate un po' di più anche questo bel quartiere e insomma possiamo... guardate gli alberi che stanno fiorendo, che belli, accidenti. E quindi dicevo, insomma, ci godremo un pochino anche lo stare fuori, diciamo, all'aria aperta anche in questo quartiere, non solo in questo quartiere in effetti. Quindi vedremo anche com'è la primavera a Brightchester, sono molto curiosa. Ok, nel frattempo Lidia mi ha raggiunto il livello 8 di ricerca e dibattito. Ragazzi, hanno finito la prima sessione di esami. Allora, vediamo un po' com'è andata. Dunque, Rory ha lavorato abbastanza da prendere un voto discreto. Ok, però ce l'abbiamo fatta. Rory crede che l'impatto sul proprio voto finale sarà positivo. Bene, molto bene. Diana, anche lei, abbastanza da prendere un voto discreto. E vabbè ragazzi, non possiamo avere tutti studenti da più, quindi va bene così. Quindi va bene così, con loro diciamo che sarò un pochino anche più flessibile, diciamo, nei corsi. Anche perché adesso che facciamo, facciamo laureare Lidia poi lascerà questa unità familiare, la seguiremo nella sua nuova avventura nella giungla, lei finalmente potrà seguire il suo percorso lavorativo e quindi non staremo fissi fissi sull'università, io non potrò sempre costantemente seguirla e mandarla ai corsi e quindi ho già messo in conto che i voti non saranno tutti a più, ma ci saranno magari un po' degli alti e bassi, però vi voglio sempre assicurare che non perdano i corsi, quindi va bene, insomma, anche se non prendono il massimo dei voti va benissimo, non dobbiamo essere per forza degli studenti modello, insomma, il genietto della famiglia è Lidia, gli altri possono stare anche in una zona più intermedia e va benissimo così, l'importante è laurearsi, ecco. Allora, Lidia, considerati i propri compiti, con sicurezza ritiene di aver tratto dal corso tutte le conoscenze che poteva, perfetto, avrà una notevole influenza, e Ginevra anche, considerati i propri compiti, con sicurezza, molto bene. Allora, quando abbiamo i prossimi esami?
Allora, Ginevra ha finito, quindi possiamo mandarla così nella presentazione. Lidia ce l'ha alle 13.30, quindi entrambe le posso mandare a presentare la presentazione, appunto, scusate il gioco di parole. E anche Diana alle 13.30, quindi anche con lei posso mandarla a presentare la presentazione. Rory invece non ho visto, lui alle 11, quindi non so se ce la facciamo. Lui me ne deve presentare due di presentazioni. Con lui non so se ce la facciamo, quindi vediamo di finire di fare i compiti. Indagine sugli alberi, non so se me li aveva, erano quelli che mi aveva completato. Era quella al 75%, ok, allora Rory mi finisci di fare i compiti tu, dai, vieni qui, ti siedi bello bello e mi finisci di fare i compiti su... indagine sugli alberi. Mentre voi ragazze mi andate a portare le presentazioni, loro le tesine le hanno già portate, quindi allora dai, eccellente, quindi possiamo tenere la presentazione finale. Anche con Ginevra possiamo tenere la presentazione finale e anche con Diana fatemi vedere se le ho fatto già la tesina, gliel'ho già fatta presentare. Ok, perfetto. Quindi teniamo anche la presentazione finale. È eccellente anche la sua, perfetto. E quindi le mandiamo a fare questo lavoro prima, insomma, di farle fare gli altri esami. E con Rory le facciamo dopo, tanto abbiamo tempo anche fino a martedì per presentarle, quindi insomma, non voglio correre rischi che mi arrivi in ritardo a lezione, insomma, almeno finiamo di recuperare i compiti. Allora, Arti invece me lo volevo mandare a fare jogging in tutto questo, quindi vai a fare jogging. Oggi è anche una bella giornata, un po' freddina, però è una bella giornata, quindi ci sta. Quella laggiù mi sa, sì, sono le ragazze che mi stanno andando a tenere le presentazioni, mi vanno in bici, bellissime veramente. E quindi facciamo così. Ok, l'esame finale infatti inizierà tra un'ora, esatto, quindi con Rory ce lo teniamo nei paraggi, così siamo sicuri che mi vada poi a lezione. Me ne hai finiti i compiti? Sì, ok, mi ha completato anche i compiti. Allora, mi tiri su il letto. Metti su il letto. E poi lui le presentazioni, lui doveva tenere due presentazioni, ma me le aveva già completate a un livello eccellente. Quindi poi possiamo semplicemente fargliele presentare entrambe. E con Diana invece, ragazzi, praticamente poi abbiamo finito. Una volta fatto l'esame, praticamente abbiamo finito perché la tesina me l'ha presentata e domani non abbiamo esami, in effetti. Vediamo se Arti si può iscrivere. No. Secondo me, ragazzi, alle 18 quando si rinnova la nuova sessione. Ok, Lidia e Ginevra mi hanno finito di tenere la presentazione, perfetto. Che dovete chiacchierare con la gente, dovete andare a lezione tutte e due, mi sa, adesso. Ah no, è vero, Ginevra in realtà ha finito. La nostra Gine ha finito, quindi anche con lei magari approfitto, ma siete tutte qui radunate, va bene. Ok, allora con Gine possiamo andare magari a farci un altro po' di jogging, anche perché oggi raduni non ce ne sono, l'ordine dell'incantesimo. Il prossimo raduno è tra 3 giorni, quindi non possiamo neanche fare cose per la setta. E Diana, ti puoi tornare a casa e anche te, tesoro, puoi tornare a casa. E te, brava, mi vai a fare un po' di jogging, così ti tieni in allenamento. Rory nel frattempo è andata a sostenere l'esame finale. Ok, Diana, te mentre aspetti di andare a lezione, magari mi raccogli tutto. Queste ti sono cose che servono poi per cucinare. E mi innaffi anche tutto, visto che le piantine hanno bisogno di un pochino d'acqua. Ok, Rory è tornato e stavolta ha consegnato i compiti con sicurezza. Perfetto. E la lezione di Diana e di Lidia inizierà tra un'ora. Ok ragazzi, Lidia e Diana stanno riandando a sostenere l'esame finale e quindi assistiamo a quella che è l'ultimissima lezione della nostra Lidia. Poi per il resto ha fatto tutto, deve soltanto sostenermi quest'ultimo esame finale e poi ragazzi ci siamo. Poi ragazzi ci siamo. Quindi è veramente siamo arrivati all'ultimo tuffo con la nostra Lidietta. Quindi vediamo un pochino. Bene. E l'ultima lezione. Allora, Diana ha lavorato, va bene, abbastanza da prendere un voto discreto, ok. Quindi comunque ce l'abbiamo fatta. E Lady ha consegnato i propri compiti con sicurezza. Perfetto. Adesso dobbiamo comunque aspettare le 18 per sapere la media e quindi andare avanti anche con gli altri obiettivi. Quindi io farei una bella cosa a questo punto. Ce ne andiamo.
Scusa, me la metti pure nell'inventario, grazie. La stavi già mettendo da te, vero cara, infatti. Visto che tutti hanno finito tutto, forse Rory, vediamo se fa ancora in tempo a tenermi una presentazione, vediamo. E, volendo sì, tu puoi anche andare a tenermi la presentazione finale. Invece con gli altri, io direi, perché no, ce ne possiamo anche andare al bistrò a mangiare un boccone. A mangiare un boccone per festeggiare, come la va la va, ma per festeggiare a questo punto la fine degli esami, ragazzi. Io direi di andare. Quindi viaggiamo. E ce ne andiamo qui al Campus Corner. Ve l'avevo detto che questo sarebbe stato un luogo di ritrovo frequente per i nostri ragazzi. Ok, allora qui qualcuno ha problemi di igiene, la nostra Gine, ma si risolve presto. Quindi facciamo un bel incantesimo di strofinamento. Poi vediamo, Diana ha fondamentalmente fame. Lidia pure, hanno tutti fame, quindi direi che ci prendiamo un bel tavolo e andiamo a mangiare qualcosa tutti insieme. Te, Diana, cara, puoi anche metterti i tuoi abiti quotidiani e poi ce ne andiamo appunto dentro o anche fuori perché effettivamente è una bella giornata, però è ancora freddino, quindi magari prendiamo ancora un tavolo dentro a questo giro. Siamo in quattro. Quindi possiamo tranquillamente prenderci un tavolo qua per quattro. Facciamo chiedi un tavolo, ci mettiamo subito qui, almeno abbiamo il nostro posticino dedicato. Grillo. Calico. E tutti Cleveland insieme Chevrolet. ci facciamo una merenda insieme e aspettiamo così gli esiti degli esami, soprattutto per Ginevra e Lidia che oggi sanno l'esito della loro sessione finale. Invece con Diana e Rory comunque dovremo aspettare l'indomani. Quindi guardiamo il menù e vediamo di ordinarci qualcosa di buono tutti insieme. Buncha, plus. Io direi di fare una bella merenda, insomma, più che meritata per le fatiche di oggi. Quindi, allora, il nostro Arti si prende un bel hamburgerozzo, perché ce lo vedo proprio a prendersi un bel hamburger. Invece, la nostra Lidia si prende un bel toast francese. Ricetta sim che è in arrivo ragazzi, vi avevo fatto il sondaggio su Instagram, avete partecipato numerosi e avete fatto vincere come prossima ricetta sim il toast francese che quindi arriverà prossimamente su questi schermi, non me ne sono dimenticata, sto lavorando adesso allo script e alla ricetta e quindi la vedrete prossimamente, sarà la prossima ricetta sim. Quindi toast francese per la nostra Lidia. Prendiamo una quiche di spinaci e cipolle che è la scelta dello chef per Diana. Palato fino e per Gine un omelette. Sì, dai, ci sta per merenda. Ok, da bere. Potevamo anche fare una merenda dolce effettivamente, però volevo fargli prendere qualcosa di salato perché tipo dalla mattina che non mangiano, quindi mi sembra giusto. Di bevanda cosa prendiamo? Succo d'arancia per Ginevra e Diana, un caffè americano per Arti e un tè nero intenso per la nostra Lidia. Ok, e ordiniamo, perfetto. E poi ci facciamo due chiacchiere tra di noi, insomma ci rilassiamo, non pensiamo agli esami e ci godiamo il pomeriggio insieme. Quindi facciamo un complimento sincero. Aduniamo, ok, intanto hanno preso il nostro ordine. E facciamo un po' di interazioni amichevoli. Belli, tranquilli e sereni. E intanto aspettiamo che ci portino il nostro ordine anche. Vediamo se c'è anche un po' di musica. Sento della musica che proviene da qui. Che musica c'è? Musica classica? Credo. Sì, no, no, è musica world che ci sta, però mettiamo anche qualcosa di un pochino più, non lo so, più da questo locale. Ci vedo qualcosa tipo blues in questo momento. Mi sa che forse ci stanno già portando il nostro ordine, ma sono andati velocissimi, accidenti.
Vediamo un po' la qualità. Oh, che bella tavolata. Che bello, sono felicissimi loro. Fatemi fare anche una bella foto a questa bella reunion, perché tra poco la nostra Lidia lascerà il gruppetto e quindi immortaliamo anche quest'ultimo pomeriggio insieme di svago. Facciamo delle belle foto ricordo, assolutamente. Comunque che bello questo tavolino, bello imbandito, sembra molto invitante. Vediamo come sono le cose. Normale, va bene, qualità normale, insomma, lo chef se la cava, dai. Mangiamo un po' di rosso. Allora, Rory ha fatto la prima presentazione, vediamo, riusciamo a fargli tenere anche l'altra o abbiamo già... No, è già scaduto il termine, ok. Il problema è che non c'è posto qui anche per lui. Quindi vediamo. Allora, lui intanto ha bisogno di andare in bagno e anche di idratarsi un pochino, effettivamente. Allora, magari lo mandiamo in bagno e poi, visto che è una bella giornata, qui c'è questo bellissimo stagno col quale non posso interagire. Però qui sì, c'è questa bellissima spiaggetta e qui lo possiamo fare il bagno, è vero? Sì, esatto. Quindi gli facciamo fare una bella nuotata. Quindi dai, vieni qui e fluttua all'indietro. Sei un tritone, anche se fa un po' freddo, però è una bella giornata. Puoi sfruttare questo bello specchio d'acqua. Poi quando farà un pochino più caldino, io per questa spiaggetta ho già in mente progetti. Voglio venire qui con gli asciugamanini, fargli prendere un po' di tintarella. Ce lo godiamo questo clima primaverile e anche estivo, non appena chiaramente farà un pochino magari più caldino, anche se con questa bella giornata di sole potrebbero anche già prendersi l'abbronzatura. E aspettiamo a questo punto che si facciano le 18 per vedere appunto com'è andata la sessione. Sì, ma voi oltre a parlare mangiate anche le cose che vi hanno portato, sennò si freddano, ragazzi. Sono talmente presi dalla reciproca compagnia che non si rendono neanche conto che devono mangiare. Nutritevi, ragazzi, nutritevi. Mangiate, mangiate. Oh, che bella atmosfera piacevole. Mi piace tantissimo questo bistrò. Lo sfrutterò tantissimo perché è proprio un ambiente gradevole. Poi dopo andremo a sfruttare anche lo spazio qui alle tavole all'esterno. Via via che ora ci inoltriamo verso le belle giornate. Tesoro, tu devi andare in bagno? Vai pure, assolutamente. Vai, se non puoi. E ormai ci siamo, ragazzi, dovremmo avere adesso l'esito della sessione per Lidia e Ginevra a momenti. Ok, wow, la nostra Lidia ha superato se stessa a più. Quindi media della sezione a più e media finale a, perfetto. Per Ginevra abbiamo invece anche con lei tutte a più, con una media della A. Brave le nostre ragazze. Allora, con Ginevra iscriviamo subito a un'altra sessione. Ci mancano ancora 5 corsi per conseguire la laurea. Lei vorrei farla andare comunque abbastanza in parallelo con Arti. Quindi Arti, insomma, ancora ne deve fare di cose. Quindi continuiamo con 3 corsi con lei. E poi l'ultima sessione la facciamo di 2 corsi, più tranquilla, più easy. Quindi abbiamo pomodori per attori. Come vi piace, scrivetelo. E bisogno di lotte di mezz'estate. Ok, i giochi di parole. Confermiamo la nostra casetta sempre qui. E vediamo quanto paghiamo. Non paghiamo niente perché abbiamo un sacco di borse di studio per merito, tantissime borse di studio per merito, perché probabilmente continuando a sviluppare le abilità siamo stati ammessi ad altri potenziali corsi di laurea illustri, quindi non paghiamo assolutamente niente e abbiamo sempre la borsa di studio Stella Futura, perfetto. Quindi a questo giro sviluppiamo di nuovo comicità e forma fisica, attenzione, va bene, ok. Quindi vediamo se su Lidia mi dice qualcosa. Oh, bene, laurea domani. È stato un lungo viaggio, ma la cerimonia di laurea di Lidia all'Università di Brightchester è fissata per domani. È ora di festeggiare. Allora c'è una cerimonia di laurea. Che bello, sono contenta. Bene, bene. Poi che ci dice? La sospensione di Arti è terminata e può di nuovo iscriversi ai corsi. Oh, finalmente, finalmente. Brava la nostra Lidia, bravissima, bravissima. Quindi io a questo punto iscriverei Arti, se Dio vuole, finalmente. Allora, ci possiamo iscrivere. Abbiamo la media di più, dobbiamo lavorare sodo con lui e tirarla su perché oppure se no me lo boccino di nuovo. Abbiamo 2 crediti su 12. Quindi a questo giro, ragazzi, si fa sul serio 4 corsi,
quattro corsi, assolutamente. E abbiamo fraintendere le statistiche, si accomodi fondamenti di psicologia clinica, ma perché? Psicologia sociale intermedia, i segreti del linguaggio e del corpo. Allora, stavo pensando, a noi con lui mancano 10 corsi, quindi se anche facciamo due volte quattro corsi, ci rimane comunque un'ultima sessione da due. Quindi avremo comunque da fare tre sessioni con lui ancora. Quindi no, comunque una da quattro la dobbiamo fare, perché se facciamo tre sessioni da tre ci rimarrebbe comunque fuori un corso. Quindi va bene. Subito partiamo alla grandissima, quattro corsi a dritto, ragazzi. Basta, si fa sul serio a casa. Quindi sviluppiamo logica e carisma e abbiamo la borsa di studio per merito. Ok, paghiamo sempre con i fondi di unità familiare. Oh, e finalmente ritorniamo in sessione col nostro Arti. Quindi a questo punto vediamo se in automatico mi ha rimesso. No, ma neanche per idea. Devo di nuovo riscrivermi anche alla squadra di calcio. Assolutamente. Eh sì. Allora devo andare su cerca un lavoro di nuovo. E io temo che mi abbia perso i progressi della carriera. Questa cosa mi scoccia molto. Questa cosa mi scoccia veramente molto, però che dobbiamo fare? Allora, facciamo, cerca un lavoro. Quindi fermati un attimo a mangiare e facciamo questa cosa. Che Diana, intanto poi sei fatta in bagno, puoi anche tornare qui. Quindi li lasciamo tranquilli a rilassarsi. Calciatore, ok, mi sa che si riparte da zero davvero, ragazzi. Stiamo assumendo principiante, che scocciatura, che scocciatura, fatemi vedere, no no ragazzi, mi ha mantenuto la carriera, meno male, ok, meno male, siamo a livello 3, siamo a livello 3, ok, siamo tornati a principiante, quindi ormai gli allenamenti li abbiamo domani. Quindi dobbiamo sempre, ok, abbiamo mantenuto i progressi, quindi abbiamo anche raggiunto il livello 5 di logica nel frattempo, quindi dobbiamo solo vincere una partita di calcio e studiare gli schemi di gioco. Ok, meno male, meglio così. Quindi con la nostra Lidia vediamo adesso se mi ha sbloccato, sì, mi ha sbloccato l'obiettivo, questo qui, di ottenere almeno la media di B ovviamente. Quindi adesso cosa ci manca da fare? Allora, abbiamo ottenuto la laurea, dobbiamo conseguire il livello 7 di ricerca e dibattito. Poi dobbiamo devolvere la conoscenza con una macchina archivistica della ricerca e trovare un lavoro servendoci della laurea. Quindi io direi che questa cosa qui di devolvere la conoscenza la possiamo fare subito se riusciamo. Quindi lasciamo qui i ragazzi a festeggiare e con la nostra Lidia possiamo andare, tanto siamo già nella zona del quartiere. Loro li lasciamo qui a chiacchierare e con Lidia possiamo andare invece qua un attimo a lavorare con la macchina archivistica, solo con la nostra Lidia. Voglio concludere un attimo questo obiettivo. Ok, vieni qui cara. Vediamo, sì, lo possiamo fare. Devolvi la tua conoscenza. Wow, quante cose possiamo devolvere con la nostra Lidia. Allora, io direi di devolvere la conoscenza in, dov'è che siamo più bravi, con la logica e ricerca e dibattito. Va bene, devolviamo la conoscenza sulla logica, dai, facciamo questa e vediamo. Mi hanno buttato fuori, no, sono sempre dentro la gilda del dibattito, però sono inattivi gli eventi finché Lidia non si iscrive all'università. Infatti giustamente ha senso questa cosa. Wow. Oh mio Dio. Ma che cos'è questa roba? Santo cielo, sta letteralmente succhiando. Questo è il suo cervello. Oh mio Dio, che inquietudine. Veramente? Non pensavo che fosse così. Così triviale questa interazione. Mio Dio. Quanto dura questa cosa? Dura anche un bel po' effettivamente. Ok. Ora voglio vedere che cosa succede. Lidia, are you okay? Dura tantissimo tra l'altro. Mamma mia, speriamo che non ce la stordiscono. Perché ho un po' paura. Sinceramente mi fa un po' paura questa cosa. Ok. Ok, adesso non avevo dubbi che fosse stordita. Mentalmente esausta per aver devoluto troppa conoscenza.
Riversare energie mentali è estenuante. Continuare a farlo potrebbe avere gravi ripercussioni. No, no, fermati. Ah, fallita. L'evoluzione di conoscenza fallita, veramente? No, no, fermati, cara, basta, basta. Che non sia mai che, non lo so, se ti prende un colpo, per carità, perché parli con gente a caso. Comunque, mi sembra che sì, che l'abbiamo completato. Quindi ci manca solo questo obiettivo qua. Però lo facciamo nel prossimo episodio, ragazzi. Io adesso voglio aspettare questa famosa cerimonia di laurea che si terrà l'indomani mattina. Ok, hai proprio la faccia stordita, poverina, poverina, è distruttissima, va bene, ok tesoro. Voglio fare un'ultima cosa con Arti, che si è messo gli abiti di Foxbury. Perché? Vabbè. Ok, me l'hanno rimesso anche in automatico nel gruppo dello spirito di Brightchester e siamo sempre membro esperto, perfetto. Quindi possiamo andare avanti anche con gli incarichi. Benissimo, bene così. Va bene ragazzi, allora io direi che per questo episodio ci fermiamo. Nel prossimo episodio, quindi, assistiamo alla cerimonia di laurea di Lydia, che credo sia un qualcosa che in realtà venga fuori dallo scenario, cioè immagino che lei prenda e vada a fare la sua cerimonia come quando va a frequentare gli esami, però non vi preoccupate perché avremo modo, poverina. Poverina, no, concluderò l'episodio con questa inquadratura di Lydia. Povera stella. Nel prossimo episodio appunto le faremo fare questa cerimonia di laurea e poi ragazzi festeggeremo però degnamente la laurea della nostra Lydia, quindi la vedremo tutta anche con la sua toga e, insomma, tutta bella sistemata per la cerimonia di laurea e festeggeremo insomma con amici, parenti, insomma chiameremo anche il resto della famiglia a celebrare la prima laureata della famiglia. Insomma, la nostra Lydia ha lavorato sodo ed è effettivamente la prima a laurearsi con ottimi risultati, effettivamente. Fatemi vedere se ho ancora... Ok, ho ancora lo schema della laurea, mi dice il corso di laurea, la media, i crediti 12 su 12, il SIM si è laureato, non ci sono più sessioni da frequentare, fantastico. Quindi come dicevo, il prossimo episodio, quindi le facciamo fare la cerimonia, festeggiamo, quindi invitiamo tutti per fare una bella festicciola di laurea tutti insieme, facciamo finire la prima sessione anche a Diana e Rory a questo punto, così vediamo anche loro per la loro prima sessione come se la sono cavata e poi completiamo quest'ultimo obiettivo per completare completamente la pietra miliare e quindi conseguire l'aspirazione di accademica con la nostra Lydia. La prima aspirazione completata da giovane adulta, perché anche da bambina l'aveva completata, di una lunga serie effettivamente, perché con la nostra Lydia ne vedremo diverse ora che andiamo anche nella giungla. Quindi niente ragazzi, nel prossimo episodio vedremo l'ultima ufficiale giornata al campus della nostra Lydia, che si prepara appunto poi per iniziare una nuova vita e finalmente potrà andare ad esplorare la sua adorata giungla e quindi sarà l'inizio di tutta un'altra storia che seguiremo con lei passo passo ovviamente. Io però direi che per questo episodio mi fermo qui, spero che vi sia piaciuto e come sempre fatemi sapere cosa ne pensate con un piacere nei commenti e quindi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi!